i servizi di placement offerti dal nostro Ateneo in collaborazione con il Consorzio Malawi. Il Consorzio Malawi è un consorzio che raccoglie oggi 72 o 73, 73 siamo arrivati, università italiane che copre circa il 92% dei laureati italiani, quindi diciamo, sostanzialmente copre tutto il sistema universitario italiano. Ma fa due indagini annualmente, una sul profilo dei laureati, una sulla condizione occupazionale a 1, 3, 5 anni, e in più, come sapete, immagino che abbiate completato il questionario, Almaro ha sviluppato una banca dati con i curricula che ad oggi dovrebbe raccogliere circa 2.200.000 curricula di laureati italiani. Almaro ha sviluppato anche dei servizi di placement, ha sviluppato un portale e altri servizi che ho potuto conoscere, perché evidentemente conoscere questi servizi vi può aiutare anche a trovare il canale migliore, il modo migliore per avvicinarvi al mercato del lavoro. Credo che siate tutti laureati o laureati qua dentro, non ci sono responsabili di risorse umane delle aziende, se non sbaglio. Ok. E quindi diciamo anche il taglio che daremo al seminario avrà una valenza in parte diversa da quella che ci eravamo immaginati. Lascio la parola senz'altro al dottor Guerriero, Angelo Guerriero, che è diciamo una colonna, lasciamo dire, di Alma Laurea, è stato uno degli inventori del sistema, che è un sistema innovativo per il panorama italiano, è una realtà di successo, molto apprezzata anche all'estero, e quindi insomma, è qualcosa di cui possiamo vantarci come italiani. Quindi ti lascio la parola, Angelo, e poi eventualmente raccoglieremo domande da parte vostra. Chiedendola a tutti, il tasso di risposta è del 92%.
2% si ha l'opinione da chi ha frequentato quel corso. Quindi chi vuole entrare può andare sul nostro sito e leggersi l'opinione di chi è uscito l'anno precedente da questo corso, e sai che è stato apprezzato per il contenuto, per l'organizzazione, per gli strumenti, per i docenti, per tutto quello che lui reputa importante, perché ognuno poi deve trovare cos'è importante per sé, perché non è che tutti valutiamo quello che si mette in misura. Dall'altra parte andiamo a capire a 1, 3, 5 anni, come si è detto Ferrante, il corso Ferrante, cosa succede nel mondo del lavoro. Questo perché, anche qua, per calibrare, migliorare l'offerta formativa è importante capire cosa succede nel mercato del lavoro, come reagisce sul mercato del lavoro per migliorare le competenze, anche se di solito di qualcosa condivisa sempre con Sol Ferrante, toglietevi dalla testa che uscite dall'università si deve smettere di studiare. Uscite dall'università dovete avere una preparazione tale che vi consenta, nel settore che sceglierete di lavorare, che potete lavorare, di continuare a studiare per migliorare le vostre conoscenze. L'evoluzione delle competenze è così rapida e così veloce che oggi nessuno saprà più pensare quali sono le competenze che serviranno tra 10 anni. Quindi l'esigenza è saper studiare, prima di tutto, quindi saper evolvere sulla professione che si andrà per fare, per scelta, per casualità, per circostanza, per idea vostra, autoimprenditorialità, no? Qui il nostro imprenditore, no? Che aiuta adesso, magari. Parlerai tu dopo, quindi a essere anche imprenditori, perché oggi secondo me non è una cosa secondaria, cioè che ogni laureato deve essere imprenditore di se stesso, poi che sia imprenditore su un posto di lavoro come dipendente, lo stesso, dovrà evolvere, dovrà migliorare, dovrà cercare di dare il suo contributo a far evolvere quell'azienda dove lavora, sia che abbia un'idea o voglia sviluppare una professione, un'idea. Su un'impresa, quindi essere imprenditore di se stessi, declinata in maniera presso per lavorare per qualcun altro o per lavorare per se stessi, lo stesso dovete entrare in questa ottica. Dobbiamo tutti apprezzare, tutti apprezzerete, siete tutti nativi digitali, noi ci siamo, ho saputo ieri leggendo che siamo migranti digitali, noi invece voi siete definiti nativi digitali, ha tanti vantaggi. E c'è anche qualche svantaggio, nel senso che l'evoluzione è così rapida, quindi dovete entrare nella logica che se l'evoluzione è così rapida e ne usufruite, perché ogni giorno avete un cellulare o un'app o un servizio che noi ci potevamo neanche pensare, pensate per noi il quadro del migliorare dei treni era una cosa che si vedeva solo in stazione, quindi per sapere il giorno che partivi, a vostra età, cioè, no, siamo più anziani, non siamo dire 80 anni fa, ecco. Stiamo parlando di 20 anni fa, 25 anni fa, per sapere l'orario di partenza di un treno o telefonavi, e già questa era una cosa non possibile, no? Oppure ti recavi in stazione, leggevi il quadro e decidevi quando partire. Oggi nessuno di voi penserebbe di fare così, nessuno lo guarda più, magari non sapete neanche c'è il quadro stampato in stazione, quindi tutte queste evoluzioni di cui voi ovviamente vedete il giuramento hanno anche una ricaduta sulla vostra attività professionale. Quindi questa è la logica in cui dovete entrare a ragionare per il vostro futuro, per reagire al meglio, per migliorare al meglio anche questo aspetto. Ok, prima di tutto ci sono troppi laureati, no? Si laurea troppo in Italia, i laureati non trovano lavoro, ma servono tutti questi laureati. Intanto cerchiamo di capire che, collochiamoci, in Europa cosa succede? Quanti sono i laureati nella classe d'età tra i 30-34 anni? Sono pochi o sono tanti? Beh, se vedete nel Regno Unito sono il 47% della classe d'età di 34 anni, in Francia il 44%, in Spagna il 40%, in Germania il 32%, la media europea il 27%, nei 27 paesi è 36%. Quindi su 100 ragazzi tra i 30 e i 34 anni, 36 sono laureati in queste nazioni. Tant'è vero che c'è stata un'iniziativa dell'Europa 2020 tra gli obiettivi che ha detto che bisogna che tutte le nazioni europee, partita ovviamente 15 anni fa, 18 anni fa, nel 2002, si è dato l'obiettivo per il 2020 che tutti i paesi europei devono almeno arrivare al 40%, con delle politiche, delle sovvenzioni, dei finanziamenti, dei progetti, cioè tutta una serie di iniziative. Questo perché si diceva che fosse una soglia necessaria e sufficiente per poter far evolvere i mercati, per poter meglio organizzare la struttura sociale di un paese europeo, occidentale, eccetera.
L'Italia quindi come è messa in questa situazione? In questa situazione l'Italia è messa che era 22%, quindi e di fronte al fatto che l'obiettivo è 2020 fra 4 anni, quindi cosa è successo? Che l'Italia ha preso il proprio obiettivo, ha detto beh, noi al 40 non ci arriviamo, arriveremo se va bene al 27-27 e già per fare questo siamo già in ritardo, è già difficile arrivare a distanza. Quindi in Italia 22 di ragazzi laureati, quindi sono pochi, sono molti, intanto rispetto agli altri paesi europei sono molto meno. Quindi gli altri paesi europei non stiamo facendo un giudizio se è meglio o peggio, il dato che sono di più. E quindi loro hanno investito sul sistema universitario perché ci siano più laureati, tutto qua. Le cose non capitano a caso, voi non siete differenti dai nostri colleghi, dai vostri coetanei che vivono in altri paesi. Quindi uno dice, ma allora conviene laurearsi? Cioè, allora, siamo pochi, non si trova lavoro, no? Ci dicono tutti i giorni, non serve a nulla, sono competenze che diventano obsolete rapidamente. Quindi dire, facciamo bene a laurearci o no? Adesso, voi la scelta l'avete già fatta, però vorrei darvi qualche convincimento che avete fatto bene, insomma, ecco, alla fine, soprattutto con scenari apocalittici, ci sarà sempre una buona fine, cioè, se conviene laurearsi, direi proprio di sì. Se voi pensate, nel periodo di crisi, 2007-2014, no? Crisi sui motivi, ogni paese l'ha affrontato come ha potuto, ma andiamo a vedere il mercato del lavoro come ha reagito. Beh, allora, chi aveva una licenza media o inferiore, come titolo di studio, la sua situazione è peggiorata di 26 punti, cioè il tasso di disoccupazione è aumentato di 26 punti in questi anni. Siamo partiti dal 22, il tasso di disoccupazione era già più alto, siamo arrivati al 48. Allora diciamo, beh, chi ha fatto le scuole superiori, si è fermato, beh, era già messo un po' meglio, era 13 sul tasso di disoccupazione, però è peggiorato quasi 17 punti. Siamo arrivati a 30. Quindi 30 diplomati non lavorano, che cercano lavoro. Come è andato per i laureati? Era già il più basso, 9,5 nel 2007, poi nel 2014, nel 2015 non può uscire il tasso definitivo, è peggiorato, sì, è peggiorato anche per loro, lavori in tasso di occupazione 17,7, ma vedete che è 8,2. Quindi chi ha investito in istruzione nel periodo peggiore che si ricorda negli, cioè, negli ultimi 100 anni, nel periodo bellico, si è difeso meno. Quindi anche nei periodi di crisi, nei peggiori periodi di crisi, il messaggio è che chi ha investito in istruzione è riuscito a cavarci i piedi meglio. Poi bisogna capire che tipo di formazione, che tipo di lavoro, tanti se, però il dato di fatto è che la probabilità di trovare lavoro, o diciamo la probabilità di rimanere disoccupati, è molto più bassa. E soprattutto si è fatta anche bene. E quindi il primo messaggio è abbastanza positivo. Quindi andiamo a vedere cosa succede nel mercato del lavoro. Noi chiamiamo nel breve a un anno e nel medio periodo, a 5 anni dalla conclusione degli studi. E come vi dicevo, il tasso di disoccupazione ad un anno, prendiamo in considerazione i laureati, il tasso di disoccupazione ad un anno per il primo ciclo, vedete che è peggiorato, no? Dal 2007 era 11,2 fino ad arrivare al 27%. Però già vedete che tra l'anno, questi dati riferiscono ai laureati 2013, già l'ultimo biennio pare, in un sistema che ancora non è uscito dalla crisi, l'economista professor Davanti mi direbbe che non è ancora uscito, nonostante che si dicano segnali incoraggianti, ma sono segnali, non sono uscite dal ciclo dalla crisi, i laureati intanto hanno smesso di peggiorare. Okay? Vedete, dal 26 al 5 si è preso segnali. I dati nuovi che noi stiamo lavorando in questi giorni, che pubblicheremo a fine aprile, ci dicono che è andata anche meglio nel 2015, abbastanza meglio, che vuol dire non si è ancora usciti, ma pare che l'inversione per i laureati in particolare stia invertendosi la tendenza, sia se guardiamo il primo livello, sia se guardiamo il secondo livello, sia se guardiamo il magistrale economico. Il magistrale economico è un settore un po' strano perché incide molto giurisprudenza e medicina, quell'anno lì sono esplosi i corsi del ciclo unico dei giuristi, quella riformata, il capitolo 2, e quindi risentono molto della composizione. Quindi ignorato una, per correttezza l'ho messo, ma ignorato un attimo, non è molto indicativo. Guardate che ci sono altri due. Per Marco, se avete anche delle domande, facciamo in maniera di colloquio. Volevo capire nell'aula la composizione, tanto per
diciamo che rispecchia un po' la vostra composizione, forse sottostimate l'economia evidentemente, secondo solo, però direi che come composizione e anche offerta formativa che avete, insomma, c'è abbastanza corrispondenza. Quindi vi dicevo, il tasso di disoccupazione si è invertito ed è migliorato, e soprattutto, come vi ho detto, i dati ci dicono che sarà il 23, è stato il 23,4 il tasso di disoccupazione del primo livello, ed è stato del 26 quello dei magistrali del secondo livello. Quindi decisamente migliore, no? Ovvio, ancora uno su cinque laureato ha un anno laureato in secondo livello, non ha lavoro, per carità, non voglio sottostimare la problematica, non voglio essere ottimista a tutti i costi, voglio solo essere realista e dimostrare come l'investimento può essere guidato, attento, consapevole, possa dare i suoi frutti. Se poi vanno a vedere lo stipendio, non è quando si guadagna, no? Noi chiediamo quant'è il guadagno netto mensile e scopriamo che un anno, cosa è successo in questi 5 anni, sono rivalutati, quindi sono confrontabili i dati, è il potere d'acquisto, insomma, lo stipendio è diminuito del 22% per un laureato del primo livello, cioè, guadagniamo da poco, ma guadagni ancora meno. Che per il 18% per i magistrali e per un 18% circa per i magistrali ciclonico, quindi è andato male tutti in questo periodo, però vedete che nell'ultimo periodo si è arrestato il declino, e se vi dico che per il primo livello siamo già di nuovo a 1.080 euro, meglio, dopo vedremo se più distinto, per il secondo livello siamo a 1.132, per i magistrali ciclonico siamo a 1.140. Non li ho scritti perché non sono ancora definitivi, quindi non sono definitivi, però l'indicazione che accoglie potrà essere che invece 1079 saranno 1083 o 1078, però il dato si coglie, insomma, sicuramente non è minimo, ecco questo che volevo dire. Quindi anche le aziende che appunto fanno fatica ad assumere, fanno fatica a uscire dalla crisi, ma quando ricominciano a valutare positivamente, poco, perché pagano poco, questa è la premessa, ma nel poco stanno pagando un po' di più, mediamente, perché poi qui ci sta dentro un po' di tutto, un po' di tutte le tipologie, di tipo di aziende, di tipo di... Quindi se vogliamo andare a sintetizzare, guardiamo sui laureati magistrali, quindi quelli che a 5 anni dall'area, quindi un'occhiata, possiamo dire che il loro percorso erano disoccupati al 18% dopo un anno, erano disoccupati al 10% dopo 3 anni, e dopo 5 anni sono disoccupati al 90%. Tanto vuol dire che il mercato italiano riconosce le professionalità più lentamente che negli altri paesi, questo è un dato storico, è una tendenza storica, giusto o sbagliato così, però lo tenete conto, però vedete che il tasso di disoccupazione si dimezza nei 5 anni e il guadagno passa dai 1.077 ai 1.356. Questa è la situazione in cui voi singolarmente vi collocherete, come state collocando in questo momento. Però il passaggio è... Dopo adesso vedere, adesso prendiamo la reati in casino, perché noi siamo la reati in casino, questi sono i reati italiani, teniamo dentro un po' tutto, e non pensate, quando pensate a tenere il nord, migliore a tenere il centro, migliore a tenere il sud o viceversa. Dentro ogni Ateneo ci sono eccellenze, meno c'è il corso, meno eccellenti, quello che cambia è il contesto territoriale, per cui se il laureato di Caserta vuole solo lavorare a Caserta, il laureato di Cassino prende solo in considerazione lavorare a Cassino, ovviamente è meno avvantaggiato rispetto a chi si laurea a Verona, chi si laurea a Bergamo, chi si laurea a Milano e Roma, torniamo a parlare, sono fuori categoria, nel senso le dimensioni sono tali per cui non ha senso comprare, però sto dicendo Atenei che sono simili come dimensioni, come corsi ai vostri, è ovvio Catania, che dice, anche lì sono corsi di eccellenza, perché poi, come sapete, le università vengono valutate sia per aspetto di produzione scientifica che per produzione didattica, e sulla scientifica insomma, non c'è una collocazione geografica che migliora, ci sono corsi, colleghi bravi, gruppi di ricerca bravi, qualsiasi ateneo, indipendentemente da dove sono collocati. Per trovare lavoro nel contesto che si c'è l'ateneo e dove magari voi siete provenienti, è questo che il contesto fa. Oggi magari siete in una situazione in cui vedo qua, diciamo che sono circa 95 le aziende che sono presenti qua, che si propongono a voi, si presentano per capire, per conoscervi, e quindi non so, pochissime, grazie, adesso dico così per ferire un po' i sotterranei, di cui sono molto orgoglioso, che ci sono tante,
effetti anche Career Day di altri atenei si fa fatica ad arrivare a questi numeri, quindi non pensate, ma soprattutto in territorio dove ovviamente l'offerta è molto più ampia, no? Pensate a un Career Day che organizza Milano Stradale, per dire, insomma, trovare 150 punti nazionali è un po' facile, diciamo, qua, no? Però questo non vuol dire che poi le opportunità siano meglio o peggio, questo, però ovviamente l'offerta probabilmente c'è di più. Quindi contestualizziamo, casino, cosa succede, cosa vi è successo ai vostri colleghi in questi tempi. E vabbè, se ci confrontiamo con il primo livello un anno, le cose vanno un po' peggio che il sistema Italia, però ovviamente il sistema Italia, vi ho già detto, tiene dentro di tutto, però neanche questo abisso, se voi guardate, cioè, vorrei dire luoghi comuni, smentiti da un certo punto di vista. Poi, se andiamo a vedere, guardate la... meglio all'interno dei corsi, vediamo che dopo un anno i giuristi qui sono solo per il corso triennale evidentemente, lavorano già al 60%, non proseguono praticamente gli studi, pochissimi 25% su 4, mentre politico sociale al 33%, educazione fisica al 27%, l'insegnamento al 27%, il linguistico al 18%, economico statistico al 18%, letterario al 18%, ingegneria al 5%, anzi laureato in ingegneria al primo livello non lavora, e no, perché moltissimi, quasi tutti, l'80% preferisce continuare a studiare. Quindi quel tasso risente del fatto che l'offerta è più bassa, no? E quindi sono pochi i laureati che sono attratti dal mercato del lavoro, sono prima attratti dallo studio. La linea verde sono la quantità di studenti che va a studiare, quindi passa alla specialistica magistrale, specialistica magistrale, insomma, qui dentro c'è ancora delle specialistiche. Nostri colleghi, mentre la linea azzurra è chi lavora e studia, quindi molto spesso sono studenti lavoratori, non lavoratori studenti. Studenti lavoratori vuol dire qualcuno che mentre studia prova a fare un lavoro part time per sostenersi. E quindi vedete un po' come cambia all'interno dei vostri corsi, delle vostre facoltà, ex facoltà, scuole o dipartimenti. Ogni università ha dato un nuovo modo, si chiama una scuola e un dipartimento. La confusione è l'entropia, esatto. Ogni università ha deciso cosa fare. A Bologna si chiama scuola, per questo mi viene distinto dire scuola. Andiamo a vedere dove sono iscritti. No, vedete, ingegneria, vi ho detto, 70%, 80% si è iscritto, e poi c'è complessivamente un 87% sta continuando a studiare, finito il primo anno. E letterario, se non mi sto a scocciolare tutti. Vedete, ognuno poi interessato è proprio. Complessivamente un 57% dei colleghi che hanno finito un corso di primo livello all'Università di Cassino, due anni fa, a un anno dalla conclusione, hanno deciso di proseguire a studiare. Ok? Insicurezza, mercato del lavoro, e qui ci sono tante cose. Poca disponibilità a muoversi, anche questo incide. Perché ovvio, se uno cerca offerte per sé, tant'è vero che gli abbiamo chiesto perché sta proseguendo gli studi, e un quarto dice che per migliorare la propria formazione, cioè ritengono che gli studi del primo livello non siano sufficienti a completare nel settore che hanno scelto, in questo caso penso molto agli ingegneri, a completare le loro competenze. Giusto o sbagliato, è una loro valutazione. Mentre se andiamo a vedere le altre motivazioni, quelle in verde sono inerenti un po' al mondo del lavoro, cioè per migliorare le possibilità lavorative, quindi lo vedono come un'aggiunta di competenze che venga riconosciuta dal mercato del lavoro, penso che sia così, necessaria, loro addirittura dicono, per trovare un lavoro, cioè senza una laurea di secondo livello, per il 20%, 5%, eccetera, non si trova. E uno per oggettivi difficoltà, cioè non trovo lavoro e quindi non sento l'acqua. Dice oggettivamente non trovo lavoro, un 7% dice a questo punto ho preferito ancora studiare, e invece c'è già qualcuno che lavora, di piccolo, dice per migliorare il proprio lavoro, quindi sto già facendo qualcosa, penso che studiando ancora di più migliorerò. Questo è quello che è successo ai vostri colleghi, quindi non è che sono dati generali. Quindi, la condizione occupazionale dei magistrati, quindi di chi ha finito la laurea 32, visto che la stragrande maggioranza ci va, vedete il dato nazionale, quello di Cassino, su quello che vorrei farvi concentrare è il grande miglioramento dopo 5 anni, dal 41 tasso di preoccupazione all'87 che è il tasso di occupazione. Addirittura
ma cui risente la vostra composizione, è migliore di quello nazionale, d'accordo? Perché? Perché incide ovviamente che tipo di corsi di laurea sono state prese in considerazione, niente di più. Però vuol dire che in ogni caso, mettendo a parte i confronti, che voi conoscete, della storia di vita personale, io guardo la propria, chi è uscito da qui dopo 5 anni all'87% complessivamente lavoro, vuol dire che sono corsi, c'è quasi la completa occupazione, no? E andiamo a vedere, ingegneria 94, economico-statistico al 75, politico-sociale al 67, insegnamento 66, letterario 65. Ok? Quindi dopo 5 anni gli ingegneri lavorano tutti. Poi si deve aprire un discorso, che tipo di lavoro, che tipo di contratto, quanto guadagnano, quanto sono soddisfatti. Tutti i dati che se voi volete sul sito di Armalara potete andare a trovare. Quindi ognuno va a cercare il proprio, se no oggi era difficile poter fare una presentazione così esaustiva, anzi mi è stata chiesta di tagliare fondamentalmente in quei tempi. Però l'idea è, questi sono le macro, andate sul sito, cercate i dati che interessano a voi, perché ognuno deve trovare il suo percorso e quindi valuta differentemente da me i dati. Quindi quando io vi prendo i dati faccio le scelte, vi assicuro che ci sono quasi 120 variabili, quindi ognuno li può riconoscere e capire meglio che cosa fare o non fare. Per esempio capire chi trova un lavoro vicino a casa, se questo è un elemento che trova a casa, che è costretto ad allontanarsi, perché ci sono situazioni in cui offerte di lavoro di certe tipologie il territorio non le offre, ma è giusto o sbagliato? Può essere che per fare un certo tipo di professione ad alto livello questo si possa fare solo a Ginevra al CERN. Quindi se un fisico va al CERN, io non lo trovo un insuccesso per il fisico, lo trovo un successo perché ha potuto andare a lavorare probabilmente più grosso del laboratorio di ricerca che c'è in Europa. Quindi quando si dice la fuga di cervelli, si fa lavorare fuori, bisogna sempre ragionarci, è una scelta, un'opportunità oppure è una costrizione? Okay. No, voi potete lavorare sicuramente in tutto il mondo, avete competenze che il mondo vi riconosce, quindi davvero le opportunità vanno considerate su tutto il tempo. Quanto si guadagna? E vedete che dopo 5 anni qualcosina migliora, come vi ho detto. Per settore ovviamente, vi ho detto all'inizio, dato il dato medio, il settore che era 1207, ci sono gli ingegneri che mi hanno riconosciuto uno stipendio maggiore, economico statistico e così via. Esatto, no, vorrei segnalare che l'insegnamento, e parlo di questo, l'insegnamento è col fatto che i concorsi per insegnare non ci sono stati, qui si lavora molto nel privato, si lavora molto in altri settori, andate a vedere dove, e con stipendi molto tempo, molto spesso non a che tempo pieno, ok? Però nonostante tutto, insomma, quasi a 1000 euro ci si arriva, nonostante appunto che sia un settore fortemente penalizzato, no? Perché sono insegnanti italiani, guadagnerà pochissimo, almeno i 1300 euro al mese per impiego appena entra, non so, ok? Bene, durante i vostri corsi vi è stato detto di fare tirocini e stage all'estero, giusto? Tirocini e spese in azienda, scusate, stage in azienda, oppure andare con programmi Erasmus all'estero per il periodo di studio. Lui dice un buon investimento serve o non serve? Beh, intanto vedete ormai che ci sono i dati, per esempio il tirocinio stage è quello curricolare, ma anche quello formativo post laurea è molto diffuso e quindi non farlo si esce un po' si ha qualcosa di meno dalla stragrande maggioranza di chi l'ha già fatto. Ok? Sul punto di vista dell'esperienza all'estero, anche qua tassi completamente diversi, perché solo diciamo l'11% medio l'ha fatto, poi si tra primo, secondo livello, quando è stato, ma al momento è un'esperienza che ancora è diffusa, diffusissima molto di più rispetto a 5 anni fa, praticamente quintuplicato tra 5-7 anni, quindi la generazione Erasmus ha funzionato, questi fondi di finanziamento sta funzionando, la possibilità di muoversi con facilità sta funzionando non solo per divertimento ma anche per studio. Allora abbiamo detto bene, ma se noi allora andiamo a valutare cosa aiuta a trovare un lavoro, tra tante cose, perché io dico come ingegnere, allora, a parità di tutte le altre condizioni, quindi dico per un ingegnere che proviene da quel territorio, che ha fatto quegli studi, ha preso quel voto medio, ha quella foto delle spalle, eccetera, eccetera, eccetera.
considerazione quando vi chiediamo di compilare il questionario, vi chiederemo a uno tra i 5 anni, telefoneremo per avere il vostro parere di quello che sta succedendo. Quindi vedrete che ci sono un'infinità di variabili. Noi, insomma, modello statistico, una regressione lineare che anche gli economisti conoscono, possono, abbiamo potuto vedere qual è l'elemento che pesa di più. Beh, intanto abbiamo scoperto che chi fa esperienza all'estero aumenta la propria probabilità di trovare lavoro del 20%, non è poco, e chi fa un tirocinio stage del 10%. Torno indietro, vale la pena investire o non vale la pena investire? È la vostra valutazione. Questo è quello che è successo nei dati. Quindi le aziende riconoscono di più, apprezzano qualcosa che non vuol dire solo sapere le lingue, non vuol dire questo, non vuol dire aver fatto un'esperienza di lavoro nella stessa azienda, ti ho preso 6 mesi di tirocinio, poi scopro che sei la persona giusta, va perfetto, va benissimo, ma vuol dire magari fare un tirocinio in un'altra azienda dove ho acquisito delle altre competenze che non avevo prima e per un'altra terza azienda mi ha riconosciuto e mi ha preso e mi ha assunto per questo. Fare un'esperienza all'estero, adesso imparare le lingue è evidente, sicuramente aiuta, però anche dipendenza, autonomia, capacità di risolvere problemi, che le aziende verificano che chi ha fatto l'esperienza all'estero ha più queste soft skills. Ok? Ma se ci pensate, anche voi, non so quanta tipo, scusate. Quindi sapete trovare casa, andare a lezione, spendere il giusto, risparmiare perché le sovvenzioni sono basse, le vostre studi sono alte, non bassissime, l'autonomia del muoversi, insomma. Ok, tante altre cose che sono esperienze professionalizzanti, oltre che della vita, anche sul mercato del lavoro. Ok, a questo punto l'ultima parte è cosa fa l'università per aiutarvi a fare il passaggio tra il mondo del lavoro e il mondo dello studio e il mondo del lavoro. Si dice sempre che sono due mondi separati, l'università sta dalla sua parte, l'azienda sta dall'altra. In realtà non è così vero, è un percorso difficile di integrazione e di confronto, però l'università da molto tempo, se mi facevate questa domanda 25 anni fa, mi dicevo assolutamente questa università non mi frega niente di cosa succede ai laureati dopo la conclusione degli studi, ma anche perché erano altri tempi e i laureati erano piazzati facilmente, no? Quindi gli studenti che cercavano figure professionali da laureato erano di meno, ma ce n'era anche la meno offerta. Non c'è stata un'evoluzione di aziende che richiedono laureati, questo è un problema del nostro sistema produttivo, però l'università si inizia a porre il problema, dice come possiamo interagire con le aziende? E quindi sono andati gli uffici placing e i servizi placing. Vi dico, la laurea fa questo network e offre questi servizi, ma in similitudine non è una cosa che si sostituisce l'università locale, anzi si affianca l'idea di potenziare, di dare strumenti più economici da gestire, da spenderci meno, di dare strumenti più facili, in cui non deve avere tutte le professionalità che servono per fare intermediazione nel mondo del mercato del lavoro, no, può concentrarsi sul suo settore, perché? Perché lei deve avere le relazioni, e oggi lei è l'esempio, con le aziende del territorio, piccole e grandi, deve convincere le aziende del territorio, deve dare servizi alle aziende del territorio, quelle che hanno come riferimento l'università del Casino, territorio scusate in senso non geografico, tante volte è anche legato ai corsi di studi di territorio, cioè il mio corso di studio è interessante anche per un territorio di Roma, per qualche motivo, perché abbiamo sviluppato competenze professionali. Sono alla fine. Quindi l'idea è di mettersi insieme. Cosa si fa? Abbiamo messo insieme una banca dati, il questionario che voi avete compilato alla fine e la possibilità di scrivere un CV curriculum vitae, perché da prossimi mesi tutti questi servizi saranno possibili anche all'interno del placement dell'Università di Cassino. Già ci sono da alcuni mesi, gli stiamo dando nuovi strumenti. Cosa particolarmente voi sapete che quando uscite vi si viene chiesto di compilare un questionario, l'università ci passa i dati della vostra carriera, quindi non dovete scrivere questo. Voi cosa, l'output da questa banca dati qual è? È quella di creare un curriculum vitae, no? Strutturato, facile da usare per le aziende, che rispecchi le esigenze dell'azienda, sintetico, espandibile, ma soprattutto che abbia avuto in fila all'inizio su 2 pagine, in maniera tale che l'azienda si convinca ad andare alla terza, ad andare a approfondire. E quindi
da questa banca dati si costruiscono curriculum vitae ma anche servizi per le aziende. Parliamo e, come avete capito, statistiche per la cosiddetta assicurazione di qualità, cioè per permettere all'università di ragionare su se stessa e apportare modifiche e miglioramenti, e in più adattare al sistema paese la situazione dei laureati in maniera puntuale ogni anno. Questo era per dare appunto alcuni numeri sulla palabra, ma vi dico che sono 2 milioni di CV dentro la banca dati, si aprirono 1 milione e 2, ci sono tante 4.000 aziende che sono accedono ai nostri servizi, ci sono state 90.000 candidature inviate ad offerte di lavoro, se io penso a quasi 6 career day che organizziamo in giro per l'Italia, in maniera solo far sapere che questo, ma ovviamente aperti a tutti, non riservati ai laureati. Questi erano per dare i dati come il sistema è apprezzato dalle aziende, e comunque negli ultimi 10 anni le aziende hanno visto 4 milioni e mezzo dei nostri CV, quindi 2 volte il numero di CV. È evidente che all'interno ci sono CV visti 10, 15, 20 volte, ci sono CV che è stato visto una volta o male. Okay? Quindi come si costruisce, come si deve scrivere un CV, qui dovrete fare riferimento ai colleghi dell'Università di Cassino che vi aiuteranno a personalizzare il CV. Già noi vi aiutiamo, vi guidiamo a farlo in maniera automatica, però poi vanno personalizzati perché bisogna che il nostro CV sia visto bene dall'azienda. Il CV avete visto com'è, ma in maniera abbastanza semplice, perché tenerlo aggiornato? Perché abbiamo notato che tra i criteri di ricerca che utilizzano i recruiters per guardare è la data di aggiornamento. Quindi un CV aggiornato viene visto più facilmente di un CV non aggiornato, a parità di contenuti. Quindi suggeriamo di entrare nel CV, cercare di guardare, monitorare, cambiare, aggiungere qualcosa. Avete fatto una piccola esperienza, inseritela, perché finché si è giovani si fanno piccole esperienze, poi andando col tempo toglierete le piccole esperienze e diventerete le grandi esperienze. Importante, abbiamo inserito da un anno e mezzo la sezione sulle soft skills. Quindi voi vi autovalutate su queste soft skills, siete guidati nel farlo, vi sono dati degli esempi, siete invitati a scrivere perché, quali sono secondo voi le vostre evidenze empiriche che vi dicono che io ho quella caratteristica, no? Leadership, perché ho fatto per 8 anni il capitano della squadra di calcio, ok? Quindi so gestire un gruppo, oppure ho ottenuto il gruppo capo squadriglia di scout. Vi sto facendo degli esempi strani, perché nessuno ci pensa, ma che le aziende poi riconoscono, ok, lui si è valutato molto nella leadership, ma ha qui scritto che ha fatto per 10 anni il capo squadriglia. Ragioniamoci, ha tenuto gruppi da 7, 10, 15 persone, quindi probabilmente se sei riuscito andiamo a vedere rispetto a chi non l'ha fatto è probabile che abbia una leadership potenzialmente migliore. Quindi è molto importante questa sezione come giornata. Sul sito di Ambalare, quindi tra poco su quello di Cassino, troverete una bacheca con gli offerti di lavoro dove andare a candidarvi, quindi un motore di ricerca, avrete doppia possibilità, guardare quelli che sono su Cassino e quelli che sono sulla Malave, perché appunto si integrano. E ultime due cose. E sul sito trovate la bacheca degli eventi nazionali, cioè quello che volevo. Abbiamo pensato di raccogliere in un unico punto tutti gli eventi di recruiting che avvengono, sia che siano presso aziende, sia che siano presso atenei, sia che siano organizzati da noi, sia che ci vedono articoli. C'era anche il vostro oggi di incasso, no? Per cui lo promuoviamo, cerchiamo di farlo conoscere per le aziende e così via. Scusate che qua, avanti. L'elenco di tutti gli eventi, potete organizzare, iscrivervi, tutto quello che è ormai abituale avere. Sul nostro sito cerchiamo di mettere le aziende che appunto tra quelle che sono lavorate con noi che sappiamo che hanno sempre posizioni aperte, quindi cioè, mi piacerebbe sapere cosa cerca il BM, andiamo a cliccare, cosa cerca il BM, sono le figure professionali e potete. Qui a Cassino è quello di potenziare tutti gli strumenti di
inserimento occupazionale. Voi siete neolaureati, quanto ho capito, quindi approfittate sia per quanto riguarda l'accesso ai tirocini post laurea che per quanto riguarda chiaramente la cosa più interessante, che sono le posizioni di lavoro aperte. Lo faremo attraverso il potenziamento degli strumenti informatici, ma anche attraverso altre iniziative. Ad esempio, partirà la prossima settimana un corso di educazione imprenditoriale che ha lo scopo sia di trasferire conoscenze e competenze utili a fare imprese, sia sviluppare quell'atteggiamento proattivo che è necessario quando ci si muove nel mercato del lavoro. Una cosa fondamentale che dovete imparare a fare nella ricerca del lavoro è essere attivi, proattivi, cioè cercare in maniera curiosa anche quali sono le opportunità occupazionali, non assumere un atteggiamento passivo aspettando che arrivi la proposta. Evidentemente questa ricerca deve essere una ricerca che punta a valorizzare i vostri talenti e le vostre capacità, quindi il più possibile bisogna fare questo sforzo, non accontentarsi pensando che questo offre il mercato e quindi no, bisogna essere anche sforzarsi di provarci fino a che si trova quello che veramente fa a caso proprio. Quindi è un impegno imprenditoriale, ognuno deve scoprire, è una scoperta che ognuno di noi fa di quello che il mercato può offrire e di quello che vuole fare nella propria vita. Ricordatevi che poi queste scelte le trovate dietro per 50 anni, non è una scelta che ha effetti solamente nel breve termine. Quindi se ci sono domande, sicuramente su questioni puntuali, specifiche, su come fare il curriculum, su quali sono... Ecco, una cosa che voglio segnalarvi è che con la Laura abbiamo fatto un'indagine con le aziende del centro Marca sul reclutamento dei laureati. E una delle lamentele che è più evidenti nelle imprese è che quando i laureati vanno in colloqui non hanno un'adeguata conoscenza del settore di attività dell'azienda. Cioè, cosa succede? Il laureato va al colloquio, non è che si fa carico di capire qual è l'azienda dove va a fare il colloquio, quali sono le caratteristiche del settore, che prodotti venduti, quali problematiche specifiche quel tipo di aziende stanno vivendo. È chiaro che questo è un indizio negativo per chi fa il reclutamento. Chi va al colloquio deve prepararsi prima, deve essere cosciente che la persona dall'altro lato, il reclutatore, vuole capire che chi è andato a quel colloquio è sufficientemente motivato da essersi prima preparato, anche perché se vuole, se intende lavorare in una impresa di un dato settore, non conosce quel settore, può attendere dopo. Quindi vi raccomando, quando avete la fortuna di avere delle proposte anche interessanti da voi, studiate prima, studiate bene le caratteristiche di quell'azienda, ma anche le caratteristiche del settore nel quale quell'azienda opera. L'altro aspetto che vi ho parlato della LinkedIn, quella è una cosa che si deve coltivare da prima, ma che ci si può preparare il giorno prima del colloquio. Quindi attenzione, se voi siete nella fase di invio candidatura, avete dei mesi di fronte a voi, investitevi anche nel miglioramento della conoscenza del mio paese, che è diventato una tua. Chi conosce la lingua ha molte più opportunità degli altri. E per conoscenza della lingua non intendo solo una conoscenza scolastica. Occorre essere in grado di comunicare in maniera efficace, perché poi si troverà sicuramente a dover comunicare con colleghi normalmente di altri paesi. Se non si sa la lingua non si può lavorare. Direi a questo punto, se ci sono delle domande specifiche. Spero che non abbiamo motivato, ma dato spunti positivi. Aggiungerei all'informazione che è stata data sul fatto che chi ha la laurea è più di sé, ha più opportunità sul mercato del lavoro. In termini retributivi questo si traduce nel fatto che un laureato nell'arco della vita lavorativa guadagna il 50% di più di un diplomato mediamente. Questi sono i dati OCSE, ma anche i dati della Banca d'Italia ci dicono che le differenze retributive nell'arco della vita lavorativa sono tuttora significative e in prospettiva credo che queste differenze aumenteranno. Quindi entrambi i dati dovrebbero rendervi più ottimisti rispetto a un futuro che sembra, io spero, migliorare. Prego. Vale, nel senso il curriculum
quanto riguarda le hard skill, le competenze specifiche, occorre che dal curriculum emerga una forte coerenza di percorso, cioè deve dimostrare che ha costruito un bagaglio solido. Per quanto riguarda invece le soft tech, le competenze soft, la varietà è importante. E quindi segnalare che si è fatto esperienza anche in un settore completamente diverso può essere una cosa utile, perché è un indizio, è intanto un indizio di curiosità e di apertura, e poi perché sicuramente è stata un'occasione per imparare delle cose, e sempre più l'innovazione si basa sull'idea che poter innovare bisogna guardare in maniera diversa dalle cose, e questa è anche se si fanno esperienze molto lontane da quella specifica del settore dove si opera. Io credo che la risposta sia, per quanto riguarda le competenze, puntare sulla coerenza. Per le altre ci si può anche sbizzarrire segnalando una varietà di competenze e di esperienze che hanno sviluppato queste competenze soft. Non so se da aggiungere qualcosa. Conforto, e parlo mediamente perché la sua situazione è diventata una cosa, ma io sia quando facciamo selezione per persone che devono lavorare dentro da noi o quando facciamo per aziende, direi che il problema delle competenze anche per un laureato italiano medio non esiste, si danno per scontate assodate che esistano, ed è vero, tanto è vero che quando poi si va all'estero si compete sulle hard, molto spesso il laureato italiano ha la meglio. Quindi vuol dire che l'università, la vostra preparazione, mediamente, ripeto, ci sarà anche chi non è proprio così eccellente, però mediamente dà garanzia di essere competitivi sulle competenze hard. Quindi avete studiato bene, avete avuto docenti sufficientemente bravi che vi hanno trasmesso le competenze. Ecco, su quelle soft bisogna che fate voi. E l'altra cosa che bisogna che venga sempre fuori è la motivazione. È la forte determinazione, la motivazione per, se c'è, per quelle posizioni. Cioè, anche se siete alla canna del gas e quella è l'unica offerta che vi passa davanti, dovete convincere che quella è la migliore offerta, perché dall'altra parte vi devono scegliere, non hanno la possibilità, non è che hanno solo davanti voi, devono scegliere. E quindi cosa scegliere? Ma questo è il primo lavoro, poi vedrà che piano piano anche lei troverà la sua giusta misura tra le hard e sulle soft, ma sul primo lavoro la motivazione è per cui voglio andare, cioè, far selezione gente che non sapeva dove era capitato e cosa stava facendo, cioè, poi magari nel mio curriculum, però a quel punto a parità, perché io poi le persone non è che non ci parli due volte, se non incontri un'altra per fare un po' di assessment, non è che puoi fare tutta la loro storia, alla fine quali sono le cose che ti fanno notare di più? Non i salti in banco, non l'istrione, però la capacità di avere un confronto, la capacità di dialogare, di essere convinti delle proprie poche, tante competenze. Ha fatto tante esperienze, un laureato per forza dovrà scrivere le proprie competenze, si è fatto dei lavori da barista, si è fatto dei lavori da commesso, si è fatto dei lavori da operaio, cosa può capitare? Dice che fate dei manager di un'azienda prima ancora che vi laureate. Quindi, no? E nei primi anni sarà così per tutti, ma è stato così per tutti, anche per laureati più datati. È ovvio che se il vostro CV dopo due o tre anni, ecco, anche voi noterete che alcune cose le toglierete dal CV e lascerete delle altre, perché pensate che voi studiare bene e fare la candidatura nella lettera di presentazione, noi vi lo chiediamo, quando vi candidate diciamo fai una lettera di presentazione o addirittura una video candidatura per questa azienda, che è diversa da un'azienda a cui vorrete rispondere. Quindi questo è personalizzare molto, deve stare attenti. Un altro elemento che da considerare è che il curriculum non dovrebbe contenere dei buchi, cioè dei momenti in cui non si sa che cosa la persona abbia fatto, esperienze di lavoro, di formazione, quindi è importante, ecco, che è chiaro che poi ci sono eventi nella vita che possono determinare questi buchi, però bisogna cercare di evitare. Quando si è alla ricerca del lavoro si sa che in quel momento è difficile trovare lavoro, bisogna fare in modo che quel periodo non sia un periodo perso, sia in termini di apprendimento, di competenze, di esperienze utili, sia proprio ai fini del curriculum. Deve essere sempre chiaro che si sta costruendo, non si sta consumando le proprie competenze in quella fase della propria vita. Sì, volevo fare una domanda. Io sono
sono laureato in lingue e letterature straniere, laurea magistrale, ma non ho avuto modo di fare nessuna esperienza lavorativa, ho fatto solo attività di volontariato. E voi di Alma Laura lo prendete in considerazione un curriculum di questa portata? Tutti prendono in considerazione, cioè nel senso, lei dopo che ha detto che non ha mai lavorato, poi aggiunto ha fatto attività di volontariato, quindi quello non è un lavoro, non è un'attività professionale, professionalizzante fatta a livello, non so cosa ha fatto, scusi, è un lavoro, non era retribuito. Quindi non retribuito, sì, non retribuito. Lei ha fatto un'esperienza, la descriva per bene, in maniera tale, poi non è retribuita, sicuramente questo, come dire, non è un fattore negativo. Se io devo capire da lei, come selezionatore, questa è, deve capire la sua storia, le sue competenze, appunto, che faranno una prova di lingue, se cercano la sua figura, insomma, quello che lei sa fare, ma non si sottovaluti, lei il volontariato ha fatto un lavoro. Non so, chi va a gestire le mense, distribuzione di pasti, piani freddi, scusate, ma ci vogliono competenze relazionali, organizzative, è un lavoro, ripeto, volontariato, quindi non è retribuito, ma non è che non sia un lavoro, un'attività che faccia emergere delle proprie caratteristiche o le abbia permesso di acquisire le competenze, no? Gestire un posto mensa per dare 50 pasti tutti i giorni, non è semplice, funzionamento, realizzazione, coordinato personale. E magari non lo fa da 10 anni solo perché appunto per spirito visionario, no? È un lavoro, lo faccia emergere, è ovvio che se lei studiava non poteva, ripeto, fare l'amministratore delegato della Philip Morris, è evidente, no? Quindi faccia emergere quello che ha fatto, basta, che sia hobby, che sia volontariato, se poi è stata un'esperienza professionale, segnali anche quella, cioè non è che... Vabbè, quello che uno ha fatto, deve... soprattutto quando è Dio laureato, cioè non... sono aspettative, se io cerco un signore, non cerco tra i miei laureati, cerco tra uno che ha 4-5 anni di esperienza su quella funzione. Grazie. Ok, grazie a voi della pazienza.